Devo dire tre cose in tre minuti. Dunque, intanto, visto che non l'ha fatto Vera, che è fra gli autori, devo fare propaganda ad un libro che esce quest'anno, che è l'anno mondiale della cooperazione. E questo libro si chiama Special Kind of Business, è il risultato di un colloquio internazionale che abbiamo fatto alla Bocconi, che ci ha sponsorizzato la Fondazione Ivano Barberini, bisogna dirlo, che verrà pubblicato dalla Cambridge University Press, quindi la più prestigiosa fra le University Press. E, insomma, penso che sarà un libro importante. Ecco, e che qui a questo punto lo presenteremo quando uscirà, lo tradurremo anche in italiano e lo presenteremo. Certo, questo discorso della cooperazione, noi appunto abbiamo intitolato Special Kind of Business, perché da una parte la cooperativa è un'impresa, o il consorzio è un'impresa, quindi diciamo così si avvale di tutti gli strumenti dell'impresa, dall'altro però deve mantenere i principi di Rochdale, e quindi questa è una cosa difficile. Telegraficamente volevo rispondere, non si può dire rispondere perché avrei bisogno di molto più tempo, però volevo fare qualche osservazione su quello che ha detto Vera, la professoressa Zamagni, scusatemi. Vera Zamagni è una militante e quindi ci ha trascinato tutti in questa tematica dell'impresa multinazionale che si delocalizza. Ecco, io non sono così sicuro, io ho qualche dubbio, ero un militante da giovane, ho fatto la tesi sul socialismo in Russia nella concezione di Lenin e credo che nel capitolo quindicesimo sull'Unione Sovietica si vede che da giovane ero bordighista, ma adesso ho qualche dubbio io su questo discorso relativo alla multinazionale, che non è più multinazionale, è transnazionale, e i comportamenti non sono tutti uguali. Ecco, Vera ha citato Walmart, ma Walmart lo conoscete tutti, se andate in America, è quello che ha permesso a vastissime masse di consumatori americani. Non solo. Ci sono forme più sofisticate. Per esempio, io spiegavo ai ragazzi della Bocconi l'altro giorno, facevo una lezione in generale sulle multinazionali. C'è una multinazionale che si chiama Corning, che è una multinazionale del vetro, fa il fiberglass, un prodotto estremamente sofisticato. E le strutture più sofisticate, questa è una multinazionale americana, sono in Francia. Cioè ha capito che deve ancorarsi al territorio, deve sfruttare le risorse del territorio. Quindi naturalmente è giusto gran parte delle cose che ha detto Vera, io però ho qualche dubbio. Finendo, cioè perlomeno sono un po' più problematico, venendo all'Italia poi, quando si parlava di questo famoso Cender, questo Cender, cioè perché si dice l'impresa cendreriana? Perché Cender è quello che ha studiato la grande impresa. Teniamo presente questo, detto en passant, che è uno storico Cender, non è un economista, non è neanche un aziendalista, né un consulente. C'è uno che ha studiato il mondo in un certo tempo e secondo me da questo punto di vista è estremamente valido. In Italia non è che non c'è stato il modello cendreriano. La grande impresa c'è stata, ci è andata male però. A un certo punto qualcosa è andato storto. E perché è andato storto? Ecco, qui in questo capitolo sull'Italia credo che sia spiegato. I motivi sono politici e istituzionali. È una storia lunga, adesso per me un po' difficile da spiegare. Qui nel capitolo 25esimo, che è l'ultimo capitolo del libro, credo di averlo spiegato abbastanza esaustivamente. È lì che va tracciato il fallimento della grande impresa in Italia. Però non possiamo dire che non ci sia stata la grande impresa, perché se pensiamo agli anni 50, agli anni del nostro miracolo economico, tutto ruotava attorno alle grandi imprese.
c'erano anche le altre, ma le grandi imprese erano il traino, il motore dello sviluppo, a cominciare dall'automobile, naturalmente, era tutto quello che l'automobile portava con sé.